ritrovati, buona domenica per chi ci segue in diretta, saremo orfani per due settimane di Cartuago Racconta, l'abbiamo detto varie volte che eh, riprenderemo con le trasmissioni a gennaio eh, adesso invece Vogliamo approfondire un argomento che ci sta a cuore, una storia infinita come la chiamiamo, quella relativa ai delitti attribuiti al cosiddetto mostro di Firenze, perché eh, nonostante passino, sono passati davvero eh, vari decenni, non mancano le novità, le indagini comunque stanno andando avanti anche con delle sorprese se vogliamo eh, e ne parliamo forse con la persona che... In questo momento storico eh, perché segue da anni il, il caso e soprattutto lo segue con eh, i documenti. Lui, prima di tutto, è un eh, documentarista, ha scritto un libro, adesso sta per riuscire anche in edizione aggiornata, ha realizzato anche appunto eh, proprio dei eh, documenti filmati, dei documentari sul Mostro di Firenze e. Ne parla ragion veduta perché ha analizzato, ha scandagliato. Davvero una miriade di documenti che possono dire tanto. Allora, io saluto, io io saluto Paolo Cotti che, che, che ritroviamo. Ciao, troviamo, ciao, Paolo. ciao Paolo. Pure Paolo? Okay, Paolo. Sì, mi senti? Buona domenica. Buona domenica, buona domenica a te. Allora, io direi Paolo di partire dal commentare proprio le ultime notizie eh, che sono state anche scritte dagli, da, dai quotidiani di, insomma, di Firenze e non solo. Ovviamente il nostro, pubblico, il nostro pubblico non stupirà a sapere che magari non c'era il DNA di Pacciani come sembra eh, nella tenda teatro no, del, dell'ultimo delitto, quello dei... Eh, francesi, però ammettere con un, un punto fermo anche scientifico eh, può essere davvero molto importante. Sì, è importante. Dunque, la perizia che, il, che è stata effettuata nell'attività di indagine ultima, molto, molto seria, e molto completa da parte della, della Procura di Firenze ha analizzato appunto la tenda e i reperti, quindi sono stati effettuati 66 prelievi sul, sul sui reperti scoperti, quindi te, la tenda, il telo, i cuscini, è stato fatto un buon lavoro. Sul DNA eh, si è trovato un DNA ignoto dentro la tasca dei pantaloni di Jean-Michel ed è l'unico DNA completo che... È stato rinvenuto oltre a quello delle vittime quindi diverso a quelle delle vittime e per quanto riguarda mh, il discorso mh, pacciani però c'è da dire che la tenda è stata conservata e questo lo scrive il pelito poi si sapeva è stata conservata in maniera estremamente mh, diciamo che non ha rispettato i standard di custodia quindi era tenda era molto messa male e quindi eh, tutti gli altri DNA non sono, non sono risultati utilizzabili. Ecco il fatto c'è stato un confronto con alcuni personaggi tra cui i Pacciani e su e non, non c'è stato un match quindi questo è già un dato abbastanza significativo. In ottica, in ottica, Pacciani pacciani mostro. Ecco. Un, ulteriore, un ulteriore dato che eh, lo colloca eh, in maniera abbastanza concreta al di fuori di questi di questi omicidi. Sul delitto dei, dei francesi, tra l'altro, grazie anche a, a quello che tu avevi scoperto e no? che avevi raccontato nei tuoi lavori eh, diciamo che si è cominciato a smontare soprattutto la, la versione no del superpentito lotti anche relativamente al giorno in cui questo delitto si sarebbe consumato perché questo ovviamente sposta tantissimo eh, sia l'alibi diciamo di, di pacciani ma anche l'attendibilità di lotti assolutamente sì eh, questo è un lavoro che è stato fatto che è partito uh, all'inizio del, del, del 2000 in quanto fu analizzata la, uh, le condizioni cadaveriche della, della ragazza della ragazza francese io poi l'ho ripreso e l'ho implementato corposamente facendo fare delle, delle valutazioni ad altri 5-6 medici legali ed entomologi quindi sull'uomo sull perché la, il, le condizioni cadaveriche dell'uomo non erano state valutate successivamente alla perizia di Maurri. Eh? Quindi la perizia di Maurri connotava l'omicidio la domenica, ma successive altre perizie, da De Fazio in poi, comprese le ultime che ho, che ho fatto fare, che le valutazioni che ho chiesto io, ormai ci dicono che Lotti e Pucci raccontano delle balle e quindi l'omicidio non può essere avvenuto la domenica ma il sabato se non addirittura il venerdì e quindi va a inficiare un po' come un effetto domino sulle testimonianze sulle testimonianze di quella, di quella domenica sera che erano già abbastanza eh, che erano abbastanza già claudicanti no e quali sono le testimonianze di, di quella sera cioè eh, i famosi alfa beta gamma delta no Alfa Era Pucci Pucci è colui che per primo, che per primo, interrogato dal capo della squadra mobile nel gennaio del 96 fa eh, questa rivelazione, cioè dice: Noi eravamo lì a scopiti a vedere. L'otto viene successivamente interpellato quindi è Pucci che tira dentro Lotti e Lotti viene successivamente interpellato, se la fa un po' da lontano, dice io ero da solo poi dopo in realtà ammette sì, però parlano di due persone che erano lì a Scopeti, la domenica sera attenzione, il delitto era avvenuto perché sappiamo ora che è avvenuto o il sabato o il venerdì quindi eh, vedere due persone la domenica sera non vuol dire che fossero gli autori, si può pensare che avessero a che fare e quindi un po' questo castello di testimonianze, anche la Ghiribelli che passa e vede la macchina rossa che poi Lotti non aveva più perché aveva una macchina blu, un 124 blu, e, ed è molto difficile che quell'auto rossa vista a scopeti era realmente l'auto di Lotti e quindi a catena si porta dietro tutti i riscontri quelli che furono considerati riscontri sul delitto di scoperti bisogna eh, dire che eh, diciamo si segue con attenzione questo, questo filone nuovo molti dicono a questo punto sono passati no, davvero tanti decenni e eh, Alcuni protagonisti, se non la maggioranza, forse non sono più in vita. Eh, quindi da una parte è lodevole ovviamente che si continui, che si continui a indagare, ma con, al di là delle conoscenze scientifiche che, o comunque dei mezzi che si hanno a disposizione oggi, sicuramente sono stati decenni anche ricchi di depistaggi, di false piste, di insomma. Tante, tanti elementi che hanno offuscato comunque. Eh, le, le indagini. Secondo te è possibile oggi no, mettere un punto fermo, nel senso poter risalire al o ai responsabili? Sì. Innanzitutto, alcuni punti fermi sono stati messi. Eh? Attenzione, alcuni punti fermi sono stati messi. Eh, il principale è proprio quello della nuova indagine in corso, cioè. Ci sono stati dei depistaggi, ci sono stati dei depistaggi in varie epoche e in varie situazioni. Vedi il, il discorso del, del bosso del, del Pacciani, l'asta guida molla, c'era un interesse comunque fondamentalmente a costruire se la perizia, chiaramente l'ultima perizia sul bossolo... Rinvenuto de, nell'orto del Pacciani si rivelerà eh, vera, insomma concreta, quella fatta ultimamente dall'ottimo lavoro del, del, del magistrato turco. E dei punti fermi, quindi ci sono. Secondo me non, non siamo ancora fuori tempo. Mm, credo che anche nell'ultima indagine è venuto fuori un quadro abbastanza significativo e qualcuno che sa qualcosa ancora c'è. E... e mi fermo. Qualcosa potrebbe dunque ancora essere eh sì. rivelato su, uh, su questo. Hai citato, no, questo e, e con questo poi ci permette tra poco anche di tornare a parlare della lettera anonima. Eh, che tu hai scovato proprio negli, eh, in quelli che sono insomma, gli archivi eh, processuali, del caso eh, Pacciani. Eh, a proposito dei depistaggi c'è questa perizia perché il, tutto il cerchio diciamo, attorno a Pacciani no, si chiude soprattutto no, quando viene fatta quella perquisizione nell'orto di Pacciani e spunta questa, questa sorta di proiettile. Eh, interrato appunto nel suo, nel suo orto e, e fu mostrato no, alle telecamere eh, questo grande risultato investigativo, appunto rinvenuto. E da lì chiaramente il, il cerchio si stringe attorno a lui. Eh, se depistaggio è stato ovviamente per fare una cosa del genere, eh, non è che ecco, magari lo, lo può fare un contadino o lo può fare insomma, magari. Un personaggio così di scarso rilievo sociale eh, qualche dubbio c'è cioè qualche pensiero ovviamente che si vada più in alto viene automaticamente a ah, questo sì senz'altro comunque in quel periodo lì e parliamo degli anni inizio anni 90 c'era una forte attività di lettere anonime quindi c'era ricordo che c'era un personaggio anonimo fiorettino che inveiva continuamente contro Vigna e contro la procura, quindi dimostrava una certa ostilità alla procura e, e che probabilmente eh, potrebbe essere colui che ha fatto anche un'operazione di questo genere, quindi ambivalente: no? mettere in difficoltà gli investigatori e depistare su Pacciani. Depistare su Pacciani. Eh, facendo risultare il mostro di Firenze ecco, insomma eh, Pacciani doveva essere il capo espiatorio, ma io non credo assolutamente e questo lo ribadisco in questa sede che sia un qualcosa che sia venuto dall'ambito investigativo assolutamente no perché poi questo anonimo chiaramente eh, nelle varie lettere perché non scherza solo quella nelle varie lettere si capisce benissimo che e ce l'aveva a morte con Vigna, ce l'aveva a morte con la Procura e quindi tentava in tutti i modi di metterli in difficoltà. E questa è la mia visione. Pacciani che se la mette da solo, che si manda l'asta guida molla. Insomma, lo capisci da te che è abbastanza inverosimile che qualcuno ce l'abbia messa. È molto probabile, è molto probabile che sia caduta a Pacciani. Eh, dai pantaloni che sia una cartuccia di Pacciani la vedo la vedo molto dura perché comunque Pacciani era in carcere in quel periodo la eh, cartuccia era comunque aveva un grado di corrosione abbastanza, abbastanza evidente e quindi era lì da già almeno un anno o due non si è riusciti a stabilire di preciso quanto però nel periodo in cui eh, sarebbe caduta, Pacciani era in carcere dall'87 e non aveva mai abitato a, in quella casa lì, abitava a, in Piazza del Popolo. Quindi Pacciani lì ci andò a abitare dal eh, gennaio 92, credo. Fine 91, gennaio 92. La cartuccia era corrosa, eh, chiaramente non, non è caduta a Pacciani, ecco. Questo è un dato evidente. Allora, questa lettera anonima che vi facciamo vedere o rivedere è datata Firenze, vedete, 12 novembre 1991. Viene mandata all'avvocato Fioravanti e al quotidiano La Nazione. Eh, tra l'altro, Paolo, noi abbiamo avuto modo di parlare perché la data è importante, ovviamente qualcuno ha detto non c'è certezza che questa lettera no, sia stata scritta effettivamente in quella data, in realtà noi abbiamo parlato con l'avvocato Fioravanti che ce l'ha confer confermata Ma... assolutissimamente sì la certezza del che sia antecedente alla perquisizione di Pacciani c'è assoluta ed è documentata oltre all'avvocato Fioravanti a me la confermò anche l'ex direttore della Nazione e quindi questo dato è assolutamente certo parliamo sì, di, sì, di, 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 di un interramento nell'orto del pacciani di una pistola invecchiata parlava di qualcosa che poi si è verificato non in maniera precisa no non era poi una pistola ma era un bossolo però parlava da, già di invecchiamento di metalli quindi dava delle indicazioni molto precise, quindi questa persona sicuramente un orecchio in procura ce l'aveva. Un orecchio in procura, non che lavorasse in procura, però un orecchio in procura, è probabile ce l'aveva. Anche perché fa affermazioni eh, vedete che dice la carcerazione, è, si sta riferendo a Pacciani che in quel momento si trova in carcere no, per le, la storia delle violenze alle, alle figlie. La carcerazione, quindi, è una scusa per tenerlo dentro in modo da avere il tempo di creare le prove schiaccianti che lui, il Pacciani, è il vero Mosca. Al di là insomma, della coniugazione dei verbi, però il concetto è chiaro. Magari andando a sotterrare nel suo terreno la pistola calibro 22, che non spara più da circa sei anni. Ma essendo la pistola, come presumo, ancora efficiente e in buone condizioni, se ben lubrificata, anche se il mostro ha deciso di non uccidere più, un'occasione simile non se la lascerebbe sfuggire in modo da togliersi ogni prova che può essere usata contro di lui. Quindi qui eh, questo orecchio, diciamo come hai detto tu, sa che vogliono incastrare Pacciani. No, diciamo, secondo me è lui proprio che lo fa, perché... E per il discorso, sai, intorno alle procure girano sempre un po' personaggi no? di, di, di vario tipo, quindi poteva essere benissima una persona che sapeva che, che, che Pacciani, naturale che Pacciani fosse perquisito, insomma, no? era, era in carcere, erano già state fatte delle perquisizioni più blande. E quindi si aspettava deduzione logica che pacciani sarebbe stato perquisito ora che mi dia queste che lui scriva queste indicazioni che poi dopo si andranno a verificare è abbastanza inquietante quindi sarebbe interessante capire chi fosse questo personaggio e come faceva sapere sia del discorso dell'orto della perquisizione e sia il discorso del fazzoletto perché lui scrive in un passaggio di quella lettera lì che eh, era stato rinvenuto un fazzoletto a scopeti sporco di sangue e chiedeva ai legali appunto del pacciani di fare la prova del dna perché eh, non c'era quello di pacciani e infatti poi quando è stata fatta la prova del dna non c'era quello di pacciani e quindi un altro dato che lui sapeva in anticipo come faceva a saperlo. Eh, questo è un bel dilemma, insomma, gli investigatori dovrebbero un attimino chiarire questo cercare di chiarire questo punto. Anche perché, perché si trattava di un particolare che non è emerso, no, all'epoca. Sì, non era emerso e soprattutto, cioè, io eh, chiarisco non credo che eh, questa persona era all'interno della Procura. Questa è una persona che dimostra chiaramente un'ostilità nei confronti della Procura, in particolar modo del procuratore Vigna. Quindi eh, che però dimostra anche una certa conoscenza del, della situazione, delle indagini e quindi potrebbe essere una persona vicino all'ambito. Non istituzionale, non istituzionale che però ruotava intorno a quell'ambiente lì. Questa è la mia idea. I, tra l'altro, la lettera invitava anche gli avvocati di Pacciani, come dire, a stare in guardia, no? a, a evitare che, che accadesse quello che poi sarebbe accaduto. Quanti mesi dopo la le, questa lettera c'è cioè la perquisizione in cui viene trovato il proiettile? Dunque, questa lettera eh, intorno al eh, viene datata 18 novembre, quindi siamo la perquisizione è ad aprile quindi 4 5-6 mesi dopo colpisce, colpisce poi, poi, ecco, poi... rivediamo la, la prima parte della, della lettera in cui lui appunto si, se vedete sulla destra in basso dice. Eh, parla di una sua trentennale esperienza nell'invecchiamento dei metalli eh, quindi sembra molto esperto insomma della, della materia poi mi aveva colpito un altro passaggio in cui dice qui siamo ecco nella seconda sono quattro fogli se non sbaglio eh, eh, si dice quindi eh, siamo sulla destra a metà quindi se il mostro fosse una persona normale non avrebbe avuto bisogno di scaricarsi questo pesante fardello di otto duplici omicidi e di fare tante manfrine se stanco prendeva il tutto probabilmente si sta riferendo anche all'arma e buttava via praticamente ogni sorta di traccia, invece il vero mostro ha tutta l'intenzione non di far sparire le prove ma di appiopparle a qualcuno perché la posizione che ricopre non gli permette di fare altro sarebbe facile anche per lui buttare tutte le prove invece non può Ecco, qui dà un, un indizio, no Paolo? Cioè dice che questa persona ricopre, ha un certo ruolo eh, e quindi non può disfarsi sostanzialmente della pistola. Sì, no, infatti, cioè, è abbastanza chiaro. Io continuo ad insistere per chiarire il punto. Non può essere un'operazione, volendo anche per, per pensarla male, non può essere un'operazione fatta dagli stessi investigatori, perché gli stessi investigatori avrebbero, ammesso ci sia questo dolo, come qualcuno può pensare, o pensa o dice, e avrebbero utilizzato dei, eh, dei reperti sicuramente riferibili ai delitti del mostro, quindi magari un proiettile sparato. E, e invece questo, questo lo dice lo stesso Perugini, che questo proiettile eh, ritrovato nell'orto del Pacciani All'inizio sembrava un indizio, una prova, non ha fatto altro che creare anche imbarazzo e problemi alla Procura stessa, perché era una prova incerta. E ora bisognerebbe vedere le perizie dell'epoca che parlavano di invece possibile inc incameramento in un'arma, e quella di adesso, cioè qual è quella più attendibile di perizia. Questo è un qualcosa che il magistrato dovrà stabilire perché questo è un dato molto importante il fatto che un perito consulente del PM affermi che quella prova fu artefatta, addirittura manipolata a mano, i segni furono fatti a mano, che questo dice la perizia è abbastanza va a approfondire questa situazione perché è molto Capisci che molto, sarebbe una cosa molto grave. Sarebbe uso il condizionale, perché poi non sta a me fare questo tipo di valutazione, perché non sono né un perito balistico né un investigatore. Riflettendo su, sulle parole ecco, usate in, in questa lettera, eh, ovviamente il primo pensiero che, che viene, che viene no? chi, è, chi è che fa un lavoro? che non può disfarsi. Ci è tornata in mente l'ipotesi Filastò del poliziotto, che fosse un poliziotto, oppure che, che, che tipo di ruolo poteva avere uno che non può disfarsi di, di, delle prove. Ma di ruoli ce ne sono tantissimi. Io personalmente stimo tantissimo, ho preso tanti spunti dal, dall'avvocato Filastò, eh, però non credo alla tesi del, del poliziotto. E mi dà più la sensazione che sia un, una persona o delle persone che possono aver ruotato nell'ambito esterno delle investigazioni quindi mh, che avevano diciamo qualche nozione dei protocolli di indagine non li conoscevano pienamente quindi non interni ma comunque Avevano un, uh, delle intrature a livello di informazioni o aveva delle intrature a livello di informazioni. Questo è, diciamo, l'idea eh, che, che mi viene fuori a me. Ecco. Di personaggi del genere eh, ce ne stanno tanti, insomma, intorno alle procure, specialmente negli anni Ottanta, eh, ci sono. Ci sono dei, 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 anche dei collaboratori non ufficiali, insomma. Eh? Il Mostro di Firenze è, 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 è una di quelle storie in cui negli anni qualcuno ha depistato e anche tanto. Questo si evince chiaramente. E questo è in comune Forse... con eh, I Misteri d'Italia, no? Eh... Cioè quando ci sono evidentemente delle, delle complicità eh, o, o forse i livelli che non si devono toccare, scatta poi la macchina, una macchina che sembra proseguire tutt'oggi, no? perché comunque in rete no? si annusano operazioni di questo tipo. Sì, assolutamente sì. A me viene in mente un caso che ho anche trattato, ho studiato, ho fatto un documentario, il delitto Pasolini. E... Ci sono delle similitudini non in termini di omicidio, di omicidio chiaramente, ma in termini di, eh, di depistaggi, di chiari depistaggi. In questo caso parliamo della lettera dell'82 che indirizza le indagini in una certa, da una certa parte, e quindi quell'anonimo no, che nell'82 indirizza i carabinieri che poi prendono una strada no? che era quella della pista sarda fino a, a quando esce Pacciani e i compagni Merende ci sono molti molte cose che non quadrano stesse, gli stessi indizi su Pacciani parliamo dell'asta guidamolla, eh, che Pacciani si sarebbe spedito da solo Insomma, mi sembra un'idiozia totale e con con i stracci che erano in casa sua, eh, parliamo di questa lettera qui. Parliamo di molte altre cose che nella storia del mostro di Firenze non sono state forse ben evidenziate, ma ci sono, ce ne sono tante. Tornando alla, a un altro passaggio della lettera, perché rivela anche un altro particolare. Non so se questo Paolo è stato mai accertato, siamo a destra nella parte alta in cui sempre questo anonimo racconta di aver saputo da fonti certe che il sostituto procuratore Silvia Della Monica ha ricevuto una lettera spedita da San Piero a Sieve, guarda caso, dallo stesso posto dove il mostro le spedì la prima lettera con frammenti di tessuto, lettera spedita nei giorni successivi all'apparizione della lettera da lo scritta che era indirizzata a Vigna e che erano state, eh, credo, ehm, c'erano state delle scritte apparse no, contro Vigna in diversi luoghi. Della città, a differenza della prima lettera che era stata scritta con ritagli di giornale, per questa seconda lettera sono stati adoperati caratteri trasferibili. Come mai non è stato comunicato alla stampa questo fatto? È evidente, dichiarandolo: il Pacciani doveva essere scagionato per forza. Cioè, il Pacciani era in carcere, quindi eh, rivelare che, che il mostro, ovviamente, non si trattava di un altro ripistaggio Rivelare che il mostro aveva inviato un'altra lettera e questo chiaramente avrebbe scagionato in partenza Pacciani. Ecco, di questa seconda lettera non so se Silvia della Monica ne, ha, ne abbia mai parlato. No, personalmente non, non me ne è mai parlato quando l'intervistai, però questa seconda lettera non è mai stata ufficializzata, quindi eh, questo è qualcosa che scrive questo signore che però non, non trova dei riscontri oggettivi e quindi allo stato attuale, quello che sappiamo noi, hanno un motivo di dubitare, perché negli atti non c'è nessuna di queste, non c'è riscontro di questo, non ci sta nessuna seconda lettera. Quindi, non lo so, forse questa persona miscolava un po' di menzogne a verità. Bisogna quello dire, però certo, quello che è certo è che lei stessa mi disse, che lei nel settembre del 1985 era in vacanza, era in residenza a due chilometri, a una villa di una sua amica, a due chilometri dalla cassetta postale di San Piero a Sieve, quindi era proprio lì. Questo può essere una coincidenza, come no, però a me, mi, a me dà più l'impressione che lui sapesse anche i movimenti di questo magistrato della Silvia della Monica. Sta per uscire una edizione aggiornata del, del tuo libro. So che ci saranno del, ulteriori elementi eh, interessanti, nuovi. Molto. Sì, c'è un elemento molto interessante che vorrei solo. Posso anticipare solo che riguarda l'arma, perché l'arma poi è il Trede Union. Bisogna seguire l'arma per arrivare, secondo me, a livello investigativo, poi al mostro, perché quest'arma non è stata mai ritrovata. Quindi bisogna capirne le origini. E nelle carte ho rinvenuto dei dei. Delle investigazioni chiaramente non fatte da me, ma fatte da carabinieri dell'epoca, molto interessanti su, sull'arma che eh, portano dritti il Mugello. Quindi, mh, torna il discorso del, del Mugello come mh, non epicentro, ma comunque un punto di snodo molto importante perché. Ricordiamo che lì avvengono due delitti, eh, avviene la spedizione della lettera a Silvia della Monica e, e ricordiamo anche che eh, vi ricordo che il Mugello non è proprio Firenze, quindi sono un pochettino di chilometri di strada anche abbastanza non agevole per arrivarci, quindi... Secondo me il mostro aveva a che fare assolutamente con il Mugello. Non credo ci abitasse, ma comunque avesse un punto d'appoggio, una base, un, un richiamo. Ecco da lì nacque l'indagine Pacciani, no? a livello di, di profilo che, eh, geografico, fatto anche da, da Perugini all'epoca, da, dall'FBI. Quindi il, il Mugello riveste un ruolo fondamentale nella vicenda e trovare un, uh, un furto di un'armeria, di una beretta calibro 22 proprio lì a borgo e vedere poi l'indagine successiva dove va a parare è un qualcosa di estremamente interessante e quindi io l'ho riportata fedelmente dai documenti. Eh, dei carabinieri dell'epoca questa indagine che venne fatta poi si fermò Sarebbe interessante appurarlo dal, da questo tuo libro eh, sicuramente, no, sicuramente diciamo che la, questa tua aver ritrovato anche quella lettera con tutti i quesiti che suscita non so se è da mettere in relazione poi no, con la la perizia di certo ha, ha contribuito a no, quella lettera ritrovata a comunque riparlare no, di quell'aspetto e poi probabilmente a far venire una serie di interrogativi e, nel senso credo che il tuo lavoro sia incommiabile anche per questo ma io diciamo mh, negli anni insomma mi occupo da tantissimi anni dalla ricerca meticolosa della documentazione faccio dei miei lavori e eh, se vuoi anche eh, propongo no, delle metto in evidenza delle, delle documentazioni poi sta agli investigatori valutare se può essere interessante non può essere interessante siccome la, la mole documentale è immensa perché qui parliamo di 50 anni di, di, di indagini di delitti storia terribile e il mio lavoro è quello di documentare. Di documentarmi e documentare che poi possa essere utile a livello investigativo, può farmi solo piacere, ma questo è, sono i magistrati che valutano questo tipo di, di, di opzione. Nell'ultimo periodo c'è stato un ottimo lavoro da parte della, della procura di Firenze. Sono stati fatti dei passettini in avanti e spero che spero e credo che che non si fermi qui insomma la vicenda credo che porterà e spero mi auguro che si arriverà a delineare un un quadro molto più completo rispetto all'attuale che ahimè mh, c'è sempre, sempre molto molto forviante quel quadro attuale che vede Pacciani in mostro di Firenze e i compagni di merenda come complici. A livello storico io mi occupo di verità storica, cerco di trovare una verità storica, credo che non sia assolutamente questa la verità. Ti posso dire che mi fa proprio da, da, da studioso delle carte, che poi le carte continuano a parlare, perché uno dice, sono documenti, invece tu scopri e vedi, ti imbatti in documenti che invece o perché non sono stati forse analizzati o sono stati sottovalutati, comunque ci sono mh, nei vari archivi dei processi, stessi o anche degli atti di indagine, ci sono documenti che riletti oggi possono avere la, una loro importanza. Eh, i collegamenti no, con, con Perugia, quindi con eh, la, la, la pista Narducci e anche poi no, tutta quella serie di, di persone eh, coinvolte eh, per tu che, te che hai seguito, hai letto le carte, è un collegamento che andrebbe ulteriormente ancora oggi approfondito o ritieni che eh, alla fine sia stato giusto esaurirlo come si è esaurito, cioè alla fine? Io credo che c'è da operare un distinguo. Innanzitutto la, la pista perugina eh, con eh, il discorso mandanti e sette esoteriche. Credo che il discorso mandanti e sette esoteriche non stia assolutamente in piedi e l'ha dimostrato il fatto che per vent'anni ci si è andati dietro e non si è trovato assolutamente nulla nelle carte. Noi non troviamo nessun riscontro di carattere esoterico, non troviamo nessun riscontro da un punto di vista mh, mandanti e esecutori e, e la criminologia eh, non ci consegna, la letteratura criminologica non ci consegna mai un dato di il discorso perugino è un attimino diverso. A un certo momento di questa storia, circa nei primi anni 2000, si sono intersecate le due cose. Ma io in realtà credo che siano due cose estremamente diverse. Il fatto di Perugia, che io ho affrontato in un documentario sempre, Caso Narducci, è un fatto eh, estremamente interessante e significativo ha portato a delle sentenze, a delle verità che però lasciano ancora molti dubbi, molti dubbi soprattutto sul eh, fatto eh, relativo al collegamento con eh, le indagini fiorentine Invece, come ti ho, ti ho appena detto, quelle fatte sui mandanti le sette esoteriche secondo me hanno portato anzitutto a una soluzione, senza appello. Il PM non formulò appello, lo stesso Vigna non credeva a questa, a, questa, a questa pista e la si è perseguita la storia del mandante dottore con i compagni di merende eh, esecutori per eh, una ventina d'anni 15 anni risultati io sinceramente non li ho visti nelle carte poi eh, al di là delle mie convinzioni personali oggettivamente non ha portato a, ad alcun esito anche se diciamo, sì, diciamo, il, il, diciamo... il discorso eh, esoterico no per come lo, lo si conosce, forse è difficile che arrivi no, a, in un atto giudiziario, visto che è, ovviamente è coperto da una coltre di segretezza. E le, delle tracce a livello documentale ci devono postare. insomma, se, eh, se si dimostra che c'è un passaggio di denaro per determinati omicidi, io ho analizzato tutta la situazione Patrimoniale del Pacciani, che non è assolutamente quella che è stata detta negli anni, negli anni 90, Pacciani aveva nell'86, perché poi il discorso è stato fatto rapportato al 96, eh, si rapporta al 96, si rapporta all'86, l'anno del, del, del del, della fine degli omicidi. Quindi Pacciani doveva avere che somma aveva nell'86, non nel 96, perché lui ha investito in boni. Fruttiferi e buoni fruttiferi raddoppiavano il valore. Eh, la situazione patrimoniale del Pacciani nell'86 era di circa 80 milioni di lire: due casine che comunque erano, l'aveva pagata una 35, un'altra 25 milioni. E un'automobile che ha pagato 4 milioni, una sostanziosa cifra per una persona che lavorava. E faceva il contadino, però, non è quella cifra che, che, che si parlava. Insomma, de, del miliardo di lire o giù di lì, insomma, siamo siamo completamente fuori. Poi ci sono i versamenti del Pacciani, versamenti del Pacciani dall'81 all'87. Ci sono numerosi versamenti. Questo è vero, ma sono versamenti di adesso non vorrei anticipare tutto il testo del libro, però. Sono versamenti di 500.000 lire, un milione in diversi uffici postali, ma parliamo di cifre che possono essere riferibili anche a dei lavori a nero. cioè Non si è dimostrato alcun passaggio di denaro da una persona al Pacciani. Eh, Pacciani era una persona molto tirchia, molto risparmiosa, molto non vorrei ribadire sempre gli stessi concetti, però tutti questi miliardi del pacciani negli atti non ci sono praticamente andiamo a vedere che c'è una qualche domanda che sta arrivando e poi andiamo ai saluti Gaia dice ma i rametti di vite trovati nelle vittime sapevano di rituale o no allora è uno solo l'episodio ed è quello del 1974 del settembre 74 a Borgo San Lorenzo, dove viene eh, usato un uh, filare di vite nella vagina della ragazza, è solo un episodio, è solo un episodio che può avere anche benissimo una connotazione di carattere eh, pratica, nel senso che a fianco c'erano i filari di vite, quindi. Un'operazione di oltraggio al cadavere, perdonatemi il linguaggio, però è quello poi si tratta, eh, che non è per forza riferibile a, ad atti eh, esoterici, la si ritrova in, in tante altre situazioni che non hanno nulla a che fare con l'esoterismo, poi sono state fatte, non da parte mia perché io non conosco tipo di materia, ma sono state fatte del, delle ricerche, sono, eh, quali sono i discorsi esoterici eh, e sono, cosa fanno le sette esoteriche. Siamo lontani da questo, da questo ambito, siamo assolutamente lontani. Questi sono delitti con uno sfondo sessuale di una persona o anche di più persone. La letteratura ci consegna... Come dato principale di un individuo è quello che penso io. Ma si può anche estendere il discorso a, a più soggetti, ma di eh, indicazioni esoteriche veramente zero. Veramente zero. Ancora, e come mai il patrimonio di Pacciani esce fuori solo al secondo processo? No. Patrimonio di Pacciani esce fuori al processo Pacciani e lo menziona Perugini, il capo della Sam, in un'udienza del 94, mi pare aprile, se non ricordo male, e parla di buoni fruttiferi postali e versamenti del Pacciani per una somma nel 92, quindi non nell'86, nel 92 di 120 milioni di lire. Io ne ho citati 80, ma nell'86. Quindi, non, ehm, non guardiamo l'inflazione di adesso. Guardiamo l'inflazione degli anni 80, dove un buono fruttifero postale, dopo sette anni, raddoppiava il suo valore. Quindi, nel processo compagni merende vengono indicati 156 milioni e siamo nel 96, quindi 10 anni dopo l'86 ed ecco lì che tornano gli 80 milioni dell'86, perché si è raddoppiato il valore. Quindi tutto questo mistero intorno ai soldi del Pacciani, sinceramente io dai documenti non ce lo vedo. Sempre sul discorso esoterico, dice sempre l'amica di prima, c'era anche una piccola piramide di pietra ritrovata in uno dei delitti. Allora, la piramide tronca rinvenuta al delitto di Calenzano ottobre, 22 ottobre 81, era un fermaporte. E fu trovato dal colonnello dell'amico, il quale che io intervistai e parlai a lungo. Circa una trentina di metri, 30-40 metri, dall'auto. Dall un fermaporte utilizzato eh, nei casolari, eh, generalmente utilizzato nei, nei casolari. Può essere come non può essere, non è un segno inequivocabile. Lo si può tenere giustamente in considerazione a livello investigativo, ma può essere un indizio, un vago indizio, ma di certo non, non può essere considerato una prova. Più che altro a Calezzano ci fu un qualcosa di più tangibile, ci furono delle impronte rinvenute e all'epoca prese in considerazione, però non ben sviluppate che ultimamente sono state invece eh, un attimino prese in considerazione dalla PG, che sono elementi un po' più mh, mh, pratici, più da scena del crimine piuttosto che suggestivi. L'ipotesi, chiede Giacomo, per cui il mostro e Zodiac siano la stessa persona. Credo che sia un, l'ho detto in varie occasioni, sia un qualcosa di assolutamente inesistente. E non voglio commentare oltre. Anche se hai già risposto, ti chiedono, immagino la, la risposta ovviamente per le cose che hai detto, però ti chiedono cosa ne pensi, aspetta che troviamo la domanda. Eh, eccola qua, cosa ne pensi delle, della teoria di Paolo Franceschetti che ovviamente è intrisa di, di esoterismo eh, purtroppo non la conosco bene purtroppo perché questa riconosco la mia mancanza perché andrebbero sviluppate tutte, io ho preso in considerazione sempre tutte le ipotesi da quella che era la pista sarda di Mario Spezzi a quella di Filastoto e Poliziotto questa mi, eh, assolutamente mi, eh, mi manca nella sua completezza perché io cerco di approfondire in maniera pesante sulle, sulle tesi e non analizzarle così là, su internet come spesso succede attualmente, dove proliferano forum, blog, blogger, cose varie. E quindi mi prometto di, di approfondirla. Sì, chiaramente l'approccio la, sì, è, la, è, la, la... è molto diverso, chiaramente questo è un approccio eh, documentale, eh, quindi si basa prevalentemente no? su, su, sui documenti, giusto Paolo? Quindi è proprio anche un approccio totalmente diverso, non è detto che questi due mondi non possano poi anche comunicare o trovare dei, punti, o di trovare dei punti di contatto. Assolutamente. Assolutamente Avanti? Sì. A... sì. Gaia dice un'altra curiosità. ma i risultati del DNA sul sangue rinvenuto nella tenda dei ragazzi francesi, che fine ha fatto? Nessuna fine agli atti, nel senso che eh, allora il DNA, credo che Gaia si riferisca a sconosciuto 1, quello che è stato titolato chiamato nei giornali sconosciuto 1, non è un DNA di sangue, quello è un DNA che viene trovato nella tasca, ma non è di sangue. Viene trovato nella tasca dei pantaloni del soggetto maschile, della vittima maschile. Non è l'unico che non appartiene alle vittime ed è completo. Gli altri sono tutti inutilizzabili. E quelli su, i DNA di sangue sono entrambi di, di Jean-Michel e Nadine, quindi sono delle vittime. Quindi non. Ha, quello lì non so a quanto possa servire, non credo a molto. È stato confrontato con i vari Pacciani, i vari Narducci, i vari Salvatore Vinci, René eccetera, eccetera. E non ha fatto match con nessuno di, di questi. Ti chiedono poi, ecco, perché questo caso, e questa può essere la domanda finale, perché questo caso l'ha affascinata così tanto? Più che affascinata mi ha colpito tanto perché io lo iniziai a seguire dal delitto di Pia Claudio nell'84, fu un forte impatto emotivo, io avevo qualche anno in meno di loro. E quel periodo me lo ricordo anche bene perché era un periodo 84-85 molto. Di terrore per i ragazzi. Io andavo in vacanza in Umbria, in Umbria vicino anche alla Toscana. Quindi res ho respirato quell'aria lì. Poi l'ho abbandonato per tanti anni per riprenderlo uh, durante il processo Pacciani, dove devo dire, l'attività dei media del tempo fu estremamente efficace per. E inquadrare Pacciani, mostro di Firenze e anch'io ci caddi in, in questa valutazione per poi ricredermi negli anni mano a mano che venivo a conoscenza degli atti processuali e di indagine. E poi è diventata un'attività un lavorativa quando ho cominciato a occuparmi di colchese e quindi oltre al mostro di Firenze ho trattato via Pomma, il caso Meredith, eh, Ustica e tanti altri, e Pasolini, ma il mostro di Firenze secondo me non ha assolutamente uguali, come casi, né in Italia né al mondo. Eh, sia per la particolarità e la vittimologia, quindi parliamo di coppiette, sia per il, tutta la serie di sub-mostri, vogliamo chiamarli così, che ha generato e a tutti i depistaggi che ci sono stati. Quindi è una vicenda estremamente emblematica che ha attraversato 50 anni di storia del nostro paese. Il lasso temporale, quindi cambiamento di usi, di costumi, e ha avuto sempre questa costante la costante del eh, le indagini fatte e partite da un innamoramento della tesi cioè ogni investigatore che veniva aveva una sua idea partendo da un personaggio a mio avviso non si fa così a mio avviso si parte dai dati che si raccolgono eh, e si vede questi dati dove conducono, a chi conducono e non si parte da un mister X e, eh, per calzare poi i dati e vedere quelli che vanno contro quel personaggio, cioè esattamente quello che è stato fatto con Pacciano. Grazie a uh, Paolo Cocchi per uh, questa chiacchierata sul uh, mostro di Firenze, attendiamo allora la nuova edizione del, del tuo libro che uscirà a gennaio, giusto? giusto? Sì, sto, il libro è fatto, ma sto aspettando diciamo, le, le risultanze processuali per una questione anche di opportunità e di rispetto nei, nei confronti di chi sta portando avanti. E le ultime indagini che credo si chiuderanno almeno in una, una prima fase il 30 gennaio quindi il libro sarà disponibile da, da febbraio, febbraio marzo grazie a Paolo e ai tanti davvero oltre ogni aspettativa che ci hanno seguito sia in diretta e quelli che ci seguiranno poi in podcast Paolo allora le prossime con, quando ci saranno nuovi aggiornamenti Grazie, grazie a voi e buona domenica a tutti.